atteso che fino a esaurimento costi, poi non si potrà entrare. Messa di Natale affollata al tempo del Covid. Arriva l'app per prenotare il posto. Accade a Montale, in provincia di Pistoia, dove il parroco, Don Paolo Firindelli, questo martedì mattina per l'Immacolata Concezione, ha lanciato dal pulpito della chiesa l'applicazione da usare da giovedì sino al 24 per prenotare il posto a sedere alla messa di Natale. E che cliccando si prenota la messa che si è scelto. Non occorre registrarsi, è garantita la privacy perché nessuno vede tranne il sottoscritto chi ha prenotato. Chi prenota poi deve venire, insomma. Sennò poi... Beh, se uno prenota e non viene, ruba un posto a un altro. E Don Paolo per Natale si farà in quattro, anzi in otto celebrazioni, oltre a quelle, in diretta Facebook. Due nella notte. Abbastanza presto perché alle 10 c'è il coprifuoco e 6 il giorno di Natale. E Don Paolo a marzo scorso fu uno dei primi a celebrare le messe anche esclusivamente su Facebook e lo ha fatto in particolare durante i funerali delle vittime Covid perché i propri parenti da casa potessero assistere seppur virtualmente all'ultimo saluto. Molte persone, molti parenti, amici, magari impediti dalla quarantena, hanno partecipato, sia pure da casa, alla preghiera, al suffragio, al funerale. Buongiorno. Buongiorno. L'avete prenotata la messa con l'app? No. È un'innovazione. Lei è uno che prende gli appuntamenti. No, io sono un giornalista e faccio domande. No, dico, volevo dire, per quando lo prendete l'appuntamento? Quella dell'11 della mattina. Sì, mezzanotte no, mi va bene. Ha scaricato l'app per segnarsi alla messa? Non ancora. È diventata famosa questa parrocchia. Davvero? Non ci ha fatto mai mancare la messa su Facebook. Nemmeno durante il primo lockdown. Io penso che vengo apposta da un altro paese, per cui